Io posso parlare, cioè non è che ho fatto ricerca in un ambito parecchio grande, ma ho fatto il baroncino. Io ho fatto un discorso legato al territorio che prende in considerazione il nostro gruppo, che si è sempre chiamato la Valle Inferiore del Bruna, perché prende un pezzo di territorio che è proprio quello, che va da Grosseto fino ai primi paesi Monte Massi, questi posti là, e poi da Monte Pescari fino a Bugliano di Cruz. La ricerca che noi facemmo, e ci incuriosì il discorso delle Befane, delle Befanate fatte a Grosseto, e da noi la tradizione non c'era, fu proprio questo fatto qua. Ci incuriosì il discorso e facemmo gli detti da fare per cercare qualche cosa. Nel nostro comprensorio, in un punto solo c'era stata la Befana, la presenza della Befana, intesa come, non quella che mi raccontava la mia nonna, la Befana che scende dal camino, ma intesa come, come diceva, la presentazione con i Befanotti che vanno per Pierno Festo da potere a potere. A Bugliano. Allora ci interessammo lì di Bugliano e trovammo che era una tradizione importata addirittura dall'isola d'Elba nel 1900, da un Pinotti, certo Pinotti, nel 1900, che poi fu importata, però si perse. E la riprese negli anni 30 invece un Sette Passi, che era il maestro di musica della banda, della banda, allora c'era la banda a Bugliano. Ci devono da fare vedere se si trovava, se si riusciva a capire chi era. Lui non c'era più, ma c'era il figlio. C'era il figlio che ci parlava, aveva 96 anni. Quindi lui sapeva che c'era questa canzone, la conosceva, conosceva le parole, conosceva la musica, però non era scritta, quindi musicalmente non era scritta. Allora cosa fece? Ci mettemmo lì, ci facemmo dare le parole di questa canzone, che la conosceva lui e un altro di Bugliano. Poi Bugliano, dopo quando siamo stati a cantarla, ci siamo accorti che parecchi la sapevano perché ce la cantavano dietro, quindi la conoscevano. Le parole andavano bene, anche grazie allo Zotti, ci diede una mano. Come tu si Allora trovammo le parole, non c'era possibilità di avere musica perché non c'era musica, la roba della banda l'avevano persa, ormai non c'era più. Lui, poveretto, a 96 anni, si mise lì e me la cantò, me la cantava, mi faceva sentire il motivo. E grazie al motivo si tirò fuori la musica, insomma, non è che ci voglia granché cosa. Si tirò fuori la musica e si fece questo. Ecco, la nostra era un discorso di questo genere, cioè era prendere una tradizione ormai vecchia, che era finita, perché mi sembra, loro hanno parlato di questa cosa qui negli anni 30, mi sembra che l'ultima rappresentazione furono fatte nel 38, fu ripresa in mano intorno agli anni 75-76, però rifinì subito, non è nessuno. Si prese noi, così come una tradizione, non era nostra, si era imparata a conoscere, ci si fece lì come funzionavano le cose, come che la facevano loro, e in parole povere si cercò di rifarla in quella maniera. E nel 94, quando dicevi che nel 94, quando si è fatta la prima con la Grazzini, che fu fatta la prima, forse il primo raduno di Manotti da Bracani, la prima rassegna, infatti fu la prima volta che noi si faceva questa cosa, facemmo questa cosa, volevo provare a fare il giro come si fa per il maggio, e da noi c'è il discorso del maggio, quindi lo sanno cosa vuol dire andare per poteri, per la questo, e facemmo il giro. Sinceramente ci fu un buon riscontro con questi stranieri che ci accettavano, pur non conoscendo la musica. E il discorso è andato avanti, però poi naturalmente con i poteri, il discorso viene sempre mancato, che manca sempre, i poteri finiscono, ci sono parecchi da noi. E quindi il discorso è che ora la facciamo ancora, ma facciamo un discorso proprio per il paese, diciamo. Ecco, andiamo magari nei bar del paese, nelle vie del paese, e poi ci troviamo in un punto e facciamo un discorso così, con i bambini e noi.
L'importante del fatto nostro, quando fu fatta la ricerca nel 94, per voi è qui, guarda, perché questo non ce l'ha detto, no? Nel 94 c'era, io mi metti la briga di fare un discorso con le scuole elementari, prendendo la terza, la quarta e la quinta, per queste classi qua che sono le più grandi, e fu fatta proprio, fu data una cosa compilata a casa, dove i genitori, i nonni e loro parlavano per vedere alcune, rispondevano a alcune domande per vedere chi è che conosceva nella zona nostra la Befana intesa in quel modo là. E purtroppo se si va qui e si vede che qua di un fondo c'è proprio la cosa della statistica. L'indagine non è scientifica. Sì, era, guarda, se faccio vedere, ora qui non è che qui si legge bene, però perché ci vorrebbe quella storia, allora non l'ho portato. Però ecco, ci sono vedi, tutte le percentuali e ti accorgi che quella delle rifare te, tanto per cominciare, come si vive la vigilia, ma è importante questo, ecco, sì, bravo, ne stavo andando. E quindi ecco da come si vive la vigilia, dove la vivi, e ci si accorge che nessuno, cioè c'è un discorso di una percentuale tra quelli più anziani di 10% che conosce questa cosa, basta. Gli altri non la conoscono, cioè gli altri conoscono la Befana come la conosco io, come la conosceva i ragazzi da noi, della vecchietta e il portedoni e basta. Massimiliano.